3 giornate di festival con ingresso gratuito allo Stadio del Mare per l'unica rassegna sulla spiaggia, la più longeva d'Italia, nata nel 2011 e dedicata allo Swing Craze, la Swing Mania. 2 serate di grande musica, un seminario internazionale, 4 gruppi provenienti da Italia, Svezia e Spagna, 2 performers e 2 DJ da Lituania e Italia. Questi alcuni dei numeri dello Swing on the Beach che si terrà a Pescara dal 14 al 16 agosto. 4 gruppi principali. Quindi rispetto alle edizioni precedenti dove avevamo un gruppo principale a serata e gruppi minori o contest per band emergenti, avremo in 2 sere 4 gruppi principali, 2 per sera. Poi ci saranno i performer che vengono dalla Lituania e dall'Italia, che sul palco, perché non c'è la possibilità di ballare, quindi come viene naturale fare con questo tipo di musica, ma loro sul palco faranno vedere il tipo di ballo da abbinare al tipo di musica suonata, perché il festival è dello swing, ma lo swing copre un arco temporale che va dalla fine degli anni 20, quando si comincia a suonare lo swing, alla fine degli anni 90, quando arrivano i gruppi musicali che provenienti dal rock cominciano a suonare lo swing, quindi ci sono delle contaminazioni. E passando attraverso gli anni 40-50 ci sono i vari tipi di ballo che si adeguano alla musica e quindi loro ci faranno vedere, quindi ci sarà cultura, ci sarà storia nei 2 giorni sul palco. Nel terzo giorno, qui alla sala consiliare del Comune di Pescara, faremo il pomeriggio storico-culturale con la proiezione del documentario sulla vita di Norma Miller, l'ultima grande artista americana del ballo che ha vissuto e ha fatto performance con noi dell'Italian Swing Dance Society, con la Billy Bros Swing Orchestra in tutta Europa, ed è stata qui a Pescara per molti anni, e quindi sarà un documentario sulla sua vita, un documentario che copre 80 anni di carriera di una donna che è stata a contatto con Louis Armstrong, Cab Calloway, Count Basie, Duke Ellington, sul palco insieme a loro. E poi ci faremo una chiacchierata di approfondimento con Arnas, che viene dalla Lituania, è un ballerino insegnante, e con me, Maurizio Meterangelo, per approfondire appunto il percorso storico e culturale, anche con domande delle persone che saranno presenti.